I candidati vincitori del concorso e assunti a tempo determinato dovranno svolgere un percorso di formazione della durata di 40 ore con oneri a proprio carico sulle seguenti aree: culturale e disciplinare, metodologico, didattica, organizzativa, istituzionale, sociale, formativo, professionale. Le attività formative attribuiranno 5 CFU e si concluderanno entro il 15 giugno 2023. Al termine del percorso formativo saranno verificate la padronanza dei contenuti, l'utilizzo di appropriate definizioni e riferimenti teorici, la chiarezza dell'esposizione, il dominio del linguaggio specialistico. Superano la prova i candidati che conseguono una valutazione positiva. Ogni candidato comunicherà all'USR responsabile della procedura concorsuale il positivo superamento del percorso formativo entro la data fissata dallo stesso ufficio regionale. Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura e preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato. Nello stesso anno i docenti dovranno svolgere un percorso di formazione e prova sulle seguenti aree tematiche: formazione sulle dimensioni culturale disciplinare, metodologico didattica, formativo professionale, formazione sulle dimensioni organizzativa e istituzionale sociale, elaborazione di un bilancio delle competenze e di un conseguente progetto di sviluppo individuale. Il rinvio del percorso di formazione prova per giustificati motivi normativamente previsti o per valutazione negativa comporta la reiterazione dell'anno di prova. Superato l'anno di prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2023 nella medesima scuola presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. All'atto della conferma in ruolo, i docenti assunti conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi. La rinuncia al ruolo comporta la decadenza della graduatoria regionale. Le graduatorie regionali decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori.